a tutti ragazzi, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati in Dragon Ball Z Dokkan Battle versione global. Perché ragazzi, quest'oggi andremo a fare il secondo episodio della Battle of Gods. Infatti ragazzi, come sicuramente state vedendo a schermo, non sono qua da solo. Siamo infatti con... Signori, sono Basti, Dokkan battoliamo insieme, che ve lo dico a fare? E let's go. Comunque ragazzi, quest'oggi andiamo a fare la seconda sfida, ovviamente, di questa serie. Nel primo episodio, che ovviamente trovate il link qua sotto in descrizione, io ho utilizzato il team super e basta il team extreme, ovviamente entrambi V3. Quest'oggi facciamo l'opposto, io l'extreme V3. Ovviamente tra poco andremo a vedere meglio insieme come è stato montato, e lui il super V3. Ragazzi, yes. Tranquillamente, mi raccomando, per questo video dobbiamo raggiungere almeno, e ripeto, almeno i 100 like, ragazzi. 100 like sono veramente dovuti per questa serie veramente fantastica, come dice Basti. Cioè, croccante! Basti, mi hai contagiato proprio all'estremo, mi ha contagiato. Ci sta, ci sta. Con tutti, sono con un tutti virus. I voci. Il virus del caso, eh. Comunque ragazzi, andiamo subitissimo. Io oggi affronterò con l'Extreme V3 ovviamente l'evento di Goku, ovviamente AGL, e il nostro Basti, quello di Freezer Tech. Assolutamente, andiamo qua. Bro, al mio 3 ovviamente scegli il friend. Ragazzi, entrambi i team sono stati montati appositamente per far scegliere il leader per appunto Extreme e Super V3. Ma quello dei friend dobbiamo prenderci o Rosé STR o Veget Buttek. In questo caso io Rosé e lui Veget. Quindi tranquillamente cerchiamoci un bel Rosé. Io ho già tutto. Nel mentre magari che tu lo cerchi, visto che comunque ti stanno a guardare, vado a raccontare un po' una cosina. Per quanto riguarda il mio team, non ho al momento un super fisico adatto, quindi utilizzo i bambini, né più né meno. Il team è classico, abbiamo solo un super Vegito GL Ability 1, il resto Ability Free, addirittura c'è Toppo che è Ability Morto, non è manco nella versione Tour, ma anche un po' giustamente, visto per equilibrare il team, perché comunque nella volta scorsa più o meno erano equilibrati, a parte che lui c'ha tutto in Ability, però questo è un altro discorso, quindi... Signori, siamo pronti? Siamo qua al team, bro. Gli items sono questi, ragazzi, vi descrivo brevemente il mio team. Freezer, ovviamente il leader, Golden Freezer Full Ability, Kid Buint Full Ability, Tarless e ovviamente Ability Free, Cooler Physio Ability 1, Genemba STR Full Ability e il nostro Nefriend Full Ability. Il leader, ragazzi, Ability Free, tranquillamente S10. E detto questo, ragazzi, e let's go, andiamo! Let's go, dai. A fine, controlleremo effettivamente chi ha fatto meno tempo, chi ha fatto ovviamente il tutto con meno tempo, per vedere effettivamente chi ha vinto tra le due sfide. Ma tranquillamente ragazzi, questa è una serie, come ormai già sapete dal video sul canale di Basti, che ovviamente un episodio sarà sul suo, poi ovviamente la sfida successiva sarà sul mio, e così via. Allora, primissima fase, io direi proprio di farlo esplodere con il nostro Kid Buint. Proprio mi ispira questa combo. E continuiamo. Te bro, com'è la prima rotazione? Brutta. Non c'ho manco un Vegito, non inizia a pomparsi. Però c'è Bardock Super Saiyan J3 che va per i 900.000. Dai, one shot lo brother. Niente one shot, peccato, ci speravo. Ovviamente Frieza non ci fa niente di danno. Staremo a vedere un po' i bambini. I bambini si caricano a morire. Magari fanno un crit, niente crit. Ecco, andiamo malissimo. Ok, allora, questa turnazione è molto molto buona, aggiungerei. Golden Tech, davvero fantastica. Golden Tech Full Ability, ragazzi, è un personaggio che soprattutto nell'Extreme V3, ma anche nell'Extreme Tech, è veramente utile. Full Ability è un mostro, ragazzi, tanca e fa veramente danni esagerati. Infatti adesso lo vedrete sicuramente qua a schermo, guardiamo quanti danni fa. 700.000. Non sono pochi perché non ha fatto manco il crit, e vi ricordo comunque che è un personaggio vecchissimo Golden, è uno ovviamente tra i tank più forti del gioco, però ragazzi, per quello che è, 700.000 è veramente veramente tanto. Io bro credo con tutta probabilità di essermi portato a casa anche la seconda fase. Già? Già è finita la seconda fase? Sì, sono alla terza. Bro, ma c'è Freezer Tech e lo shot, tranquillamente. Ho capito, ma zona, io proprio zero. Party Free QLR, 1.000.000. 12 key per noi. Tanto danno, però comunque sono ancora alla seconda fase. Niente di fatto, peccato. Ok, ci fa la special su Cooler Physio. Potrebbe essere un problema. Infatti 115.000, tanto danno ci ha fatto. Guardiamo Cooler Ability 1 quanto danno fa.
dammi un bel crit. 540.000, veramente poco. Fa l'additional però. Doppia additional addirittura con la special. Alla grande. Faccio anche un bel crit. Infatti quasi 1 milione di crit, raga. E parte Janemba STR ora. Janemba, sei contro una GL, facci sognare. Ma countera? Super Vegito, countera con crit, ti prego! Nel 2018 non mi fai un crit! Dai, fammelo un crit, portiamo a casa questa fase. Oh, grazie signore. Andiamo alla terza fase, dai, su, non voglio perdere tempo, voglio vincere la sfida. Assolutamente. Dai, sbrighiamoci. Vediamo un po' la turnazione qua, come sistemarla. Ok, già ci ho pensato e ripensato. Andiamo così. Via, corriamo. Dobbiamo essere veloci. Proprio... instant! Instant proprio. Ora, Friku... 18 key, mi devi one shottare questo Freezer. Minchia, ma quanto danno fa Freezer? Ma assurdo. Vabbè, 2 milioni e 100. Vai. Giri. Ecco, ha fatto la versione velocizzata. 1 milione. Wow, la special su Rosé. Questa ha fatto male. Aia, il shirt. Freezer seconda forma. Ok, dovremmo shottarlo con Freezer, perché se non lo shottiamo con lui possiamo sdarci, Dai, quarta fase portata a casa, raga, assolutamente. Passiamo alla prossima. E l'ultima fase, il mio Goku versione blu, dovrebbe essere relativamente facile farlo. Assolutamente, wow, 4 milioni, mamma mia, ma di cosa stiamo parlando, raga? Fantastico. Tarless con il power up, attenzione, Tarless. Ti fa perdere tempo, bro, va benissimo, lo so. Basti, se le sta cercandogli tutte per farmi perdere tempo, Vadi, madonna, non riesce a pomparsi. E ho fatto una grande cazzata. Hai perso. No, ma che? Non ho fatto fare la special al Golden. Bruttissimo. Parte la 24, vabbè, signori. La 20... Oddio. No. No, non mi dire che ho sbagliato. Mo vado a perdere io. 3 milioni. Magari lo one shottano. Dai, Frico, one shottalo. Dai, amico mio. Sempre la solita canzone. Ma comunque fighissimo. Sempre lì. Fantastico. Ci fa la special su Tarless. Aia, raga. Aia. Guardiamo quanto danno ci fa Goku. 120.000. Stiamo veramente rischiando di perdere, raga. Non è uno scherzo. Kid Buu Int Full Ability gli fa la special. Guardiamo dai, quanto l'hanno fa. Dai, additional, un altro additional. Ti prego, un altro additional. No, ti prego. Bro, buono. C'è Toppo che mi deve tankare. Se Toppo non tanka fa... Ah, ok. Ha tankato. Ci siamo allora, bro. Non è successo niente nella situazione. Torniamo calmi, calmissimi. Ah, io ho paura qui. Qui me la vado a giocare male. Finito, bro. Ok, mi devo spicciare. Io sono... Questa è l'ultima fase, proprio quasi. Metto Bardock nella turnazione. 4 milioni. Aia. Fantastico. Ok, non mi fa danno, va benissimo. Ok, one shottato. Gli ho dato il pugno finale con crit. Ultima fase, ci dobbiamo sbrigare, raga. Sono rimasto da solo, mi sento veramente tanto, come dire, infimo in questo momento, perché fa freddo. Quando si rimane da solo inizia a far freddo. Senti proprio il tempo che passa. Sì. Ti devi spicciare, ti devi muovere assolutamente. Non riuscirò mai a fargli tirare la special. Cioè la Dokkan. No, non ci riesco. Mannaggia. Subisce troppo danno, Friku. Subisce veramente troppo danno. Cioè, non so perché. Ability free. Friku non dovrebbe subire danno. Sbaglio, bro. Sì, invece. Come sì? Dovrebbe subire danno. Certo. Non è che... non, cioè, in alcuni casi sì. Ci ho fatto caso anch'io. Ma troppo, io veramente ora ci vado a perdere. Fammi vedere un po' la situazione. Sì, vado a perderci. Almeno che non ci vado a perdere. Per poco. Allora, qua la situazione è veramente tanto complicata, bro. Io te la vado un attimo a raccontare. Molto complicata, però. È abbastanza difficile. Allora, fammi pensare un po' come sistemare il tutto. Allora, tirerà il Dokkan, l'amico Vegito versione 2, full ability friend, quindi Bardock va a tankare tranquillamente, spero di sì. Sì, va a tankare tranquillamente, vado in Dokkan. Questo Dokkan è quello che mi fa o vincere o perdere, ok? Dai! Quindi brividi! Ho fatto il Dokkan perfettamente con il mouse, l'avete visto su schermo, stiamo a vedere... Mi deve tirare almeno 5 milioni. Almeno. Conoscendolo, perché si è caricato. No, Vegito versione 2, ovviamente. Full ability. Ah, ok.
Full ability, scoppialo! Sì. Oh, 3 milioni per noi! Sul filo del rasoio! Giocando con i bambini Power Rangers e con Toppo versione UR, me la sono senza ability, ho sudato freddo, soprattutto perché Flicku non tankava. Beh, mi pare un po' strano, però va bene così nella situazione. Tempo? 7 minuti e 4, mi sa che ho perso. Io ci ho messo 5.07. Questa volta? Sì, questa volta. L'altra era 5 qualcosa. 5.40 la tua volta scorsa. Quindi fate un calcolo al volo. 10.47. E io che ho fatto 3 qualche cosa. Oddio! Per qualche secondo ho vinto, mi sa. Oddio! Ci sta. Oddio! Non ci credo, sennò... contentissimo. Mi vedrete sconfitto, raga. Attenzione. E niente, comunque a questo punto andiamo un attimo a definire velocemente il tutto. Dovrei aver vinto io, in caso nel prossimo video uscirà sul canale di Leonas, ve lo diremo con certezza, ora non ci ricordiamo il tempo a memoria. Quindi sì. In questo caso un punto a me e lui sta esatto. A zero. Se io arrivo prima a 5, lui deve scartare, se non sbaglio, 2 SSR. Ma già mi sono dimenticato il tutto. 2 SSR che vuoi, ma non free to play. Quindi, signori! Leona, ci vuoi dire qualcosa? È il tuo video. Ragazzi, mi raccomando, per questo video veramente, veramente epico, ovviamente a schermo state vedendo il mio leader, tranquillamente, io Freezer lo amo, veramente è fantastico. Ragazzi, se volete altri video di questa serie qua sul canale, ovviamente vi ripeto che questa serie è una serie alternata, cioè un episodio sul canale di Basti e un altro episodio sul mio e così via. Infatti, come avete visto, il primo episodio, che lo trovate comunque qua sotto in descrizione, è sul suo canale, il secondo è qua, il terzo sarà sul suo, il quarto sul mio e così via. Tranquillamente ragazzi, 100 like per questo video. Se volete iscrivetevi al mio canale, anzi niente, se volete iscrivetevi e basta. Iscrivetevi anche al canale di Basti subitissimo. Ragazzi, un commentino, condivisione, commentino, un'altra volta, commentino. E ragazzi, ovviamente, e let's go, bro. Mi raccomando, signori, iscrivetevi right now al canale di Leonas. Condivisione, like tattico e il commentino del commentino del commentino. Mi raccomando, non mancate. Detto questo è tutto. E bye guys. E ciao a tutti.